Albenelli di Ravenna si affrontano per la sesta giornata del campionato in Serie D, girone D, Ravenna e Sasso Marconi. I giallorossi di casa devono riscattarsi dopo il secondo KO consecutivo in trasferta e Sasso Marconi rappresenta una delle piacevoli novità di questo inizio di torneo e che inizia soprattutto rapportando l'andamento dei gialloblu ai precedenti due campionati di Serie D. Arbitra la gara il signor Matteo Mozzo della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Salviato di Castelfranco Veneto e Giarrita di Bassano, dunque terna arbitrale veneta. La gara vede subito il Ravenna avvertire il peso del risultato. La frittata tra Antonini e Botti manda in rete Fiorentini con tanto di ringraziamento ospite per lo 0-1 di marca gialloblu. Il Ravenna replica con un'azione insistita che porta al tiro piazzato di Silla. Aurelli respinge, ma Calì è bravo a trovare il tappì vincente ristabilendo la parità in campo. Ma il Sasso non ci sta, questo pallone scodellato in area locale viene agganciato da Erichiello, stop e girata perfetta con tanto di benedizione della sfera nell'angolo alla destra della porta difesa da Botti, 1-2 e nuovo sorpasso del gialloblu, oggi in maglia nera. Nella ripresa Antonini dall'angolo riscatta l'errore di inizio partita, colpo di testa vincente che si infila laddove Aurelli non può davvero nulla, 2-2 il parziale. Un altro errore in fase difensiva dei Ravennati manda al tiro Gessì, diagonale impreciso. Dalla distanza Botti viene chiamato l'attenzione su questa sventola fuori area bloccato i due tempi dall'estremo di casa. Il Ravenna torna a fare la voce grossa e di testa Saporetti centra un incredibile palo alla sinistra di Aurelli. Tramite il bel gioco dei Ravennati, qui neoentrato Ambrosini, chiama la respinta l'attenta Aurelli. L'occasionissima del sorpasso ce l'ha anche un altro neoentrato, alias Guidone, ma Aurelli in uscita chiude ottimamente lo specchio della porta al numero 20. La gara termina con il pallonetto vincente di Guidoni, ma reso vano dal fischio del direttore di gara che coglie l'attaccante in posizione di offside. Ravenna e Sasso Marconi si dividono un tempo per parte. Il Sasso Marconi gioca bene ma non riesce a portarsi sul doppio vantaggio, il Ravenna insegue, pareggia e nella seconda metà della seconda frazione di gioco rischia di vincerla, ma tra la vittoria e la sconfitta c'è di mezzo il pari, in questo caso dettato dagli interventi di Aurelli.